Bene ragazzi, ho migliorato un po' i tempi qui e la reliquia di Bye Bye Blimps è diventata d'oro. Dunque, adesso non ci resta che iniziare l'ultima Warp Room. Cioè l'ultima, poi c'è anche quella segreta, però l'ultima vera sarebbe questa con Gone Tomorrow. Andiamo, allora, Gone Tomorrow mi sembra non possiamo prendere affatto nessuna delle due gemme perché serve la verde. E la verde sfortunatamente non l'abbiamo, non la si può ancora, non l'abbiamo ancora, la si recupera in Flaming Passion. Dunque, sto già sfruttando il potere del bazooka frutta per eliminare questi cosi. Come ho detto, nei livelli del futuro sono strautili, infatti è una comodità assurda levarsi intorno a questi nemici. Ok, in Gone Tomorrow abbiamo i robottoni culoni di me, i robottoni culoni coi culoni e capannoni. Come li chiamo io, perché vi sparano i missili e poi mostrano il culo e voi dovete frullargli nel culo. Cioè, usare la girovolta nel culo, non so, insomma, bisogna colpirlo nel culo. Allora, mio padre credeva che bisognasse usare il bazooka, in realtà basta il tornado mortale, poi sì che non riusciamo a ottenere la ora in questi livelli. Sti fermi a usare il bazooka, non c'è speranza. Vai, hoppla. Ecco, è questo il punto di cui non si può proprio ottenere la gemma. Allora, qui ci sono tre casse punto esclamativo, ma nessuna di queste tre solidifica questa qua che si vede, perché quella è nell'area segreta. Ora, questa qui azionava delle casse olografiche indietro, però noi ora non perdiamo tempo, non si può proprio. Andiamo avanti. Dai, ok. Point. Ah, oh, ecco il cristallo. L'unica cosa che possiamo prendere. Gone Tomorrow non è un livello poi tanto lungo, devo essere sincero. Infatti, la oro la si può ottenere dopo non poco tanti, dopo non tanti tentativi. Infatti è molto più corto di Future Frenzy. Guardate, ora praticamente sta già per finire. Il cristallo solitamente è reperibile a metà livello. Quindi se era già quella la metà, fate un po' voi. Allora anche qui stesso discorso, si solidificano con un... Come stesso discorso per quella cassa là, si solidificano con una cassa che è nell'area segreta, che però non è la gemma verde, non abbiamo. Ma preparatevi perché ora questo livello è giusto per tirare un po' un respiro, ma il prossimo Orange Asphalt è sempre stato un mio livello nemico mortale, soprattutto per la gemma. L'ho già descritto che non ci riuscivo. Ah, ecco il passaggio per la gemma verde. Comunque, parlando dei progetti futuri, e per me è il caso di aprire un discorso perché siamo all'ultima Warp Room. Allora, ho deciso di tornare a rischiare con qualche titolo Nintendo, perché sinceramente io, in fatto di giochi nuovi, non so dove sbattere la testa per far andare avanti il mio canale. Tanti giochi, praticamente... Gran quantità di giochi che ho sono Nintendo, ma non perché sono un fan della Nintendo, anzi è la Nintendo che fa decisamente tantissimi giochi. Quindi capite un po', ma se io non faccio giochi però il mio canale rimane inattivo. E quindi non mi tocca altro che rischiare, ragazzi. Potrei, non lo so, allora l'ipotesi che voglio più, l'ipotesi più, diciamo, gettonata per me sarebbe riprendere Super Mario Galaxy. A 36 episodi, di questi 36 la Nintendo non me ne ha segnalato nemmeno uno. E vorrei anche vedere, ho preso le contromisure drastiche, come sapete. Quindi direi di riprendere un attimo quello per andare avanti per un po'. Sempre con le contromisure, perché... Io ve l'ho detto, dopo questo non avrei proprio idea. O potrei anche rifare il primo Tomb Raider, ma il primo Tomb Raider è molto... Oddio, ragazzi... Chi ha giocato al primo Tomb Raider, Crash Stefano probabilmente sa cosa vuol dire giocare il primo Tomb Raider. Che lì non c'è un modo per salvare quando si vuole. Io ho fatto il 2 e il 3 perché sapevo di avere il salvataggio sempre a mia disposizione. Ma nell'1 si salva solo quando, cioè, ci sono i diamanti, ok, i cristalli di salvataggio, i salvo cristalli, come li chiamava Crash Stefano, e... Beh, devi decidere tu quando usarli, sono piazzati in un punto strategico di livello, ma devi decidere tu quando usarlo, o se usarlo o meno. Magari non lo so, lo uso adesso che c'è un punto difficile, o lo uso sorpassato il punto difficile, ma se poi muoio nel punto difficile c'ho da ripetermi anche tutto prima.
insomma, sta proprio in un'abilità assurda. Un render 1 per completarlo bisogna avere un'abilità assurda. Io infatti il primo non l'ho mai finito con i segreti, mai. Perché semplicemente non mi riusciva. Madonna. Tomb Raider 1, che giocone, però ragazzi, Tomb Raider 1 veramente era difficile. Final Fantasy 7 invece, ragazzi, penso sempre di portarlo sul mio canale, è vero, ci sono un paio di parti che mi hanno davvero fatto sognare, come la cattura del Chocobo o la parata dei Soldier quando arriva Rufus, quella lì veramente ho sbagliato tutto, ma lo sento, mi hanno fatto andare avanti. Non lo so, Crash Stefano, magari tu che hai giocato a Final Fantasy 7, mi sembra, perché mi sembra di sì, ma quei minigiochi là hanno particolare rilevanza nella storia o no? Perché io ho sbagliato tutto, ma sono comunque andato avanti. No, perché, sapete ragazzi, in Final Fantasy 7 hanno messo tanti minigiochi a tempo per un bel po' di cosette, e se li sbagli poi devi rifarti una sezione di gioco da capo. Vabbè. Oh no, cazzo, qui c'è la cassa che non mi riesce mai a prendere. La vedete questa cassa qui? La vedete? Non ci riesco mai, perché bisogna prendere il tappetino turbo e poi curvare subito sulla rampa. Allora, quindi, dato che questo livello mi fa particolarmente arrabbiare, sapete che facciamo? Warp room, dai. E boh, facciamo un altro tentativo, dai. Un altro e basta. Poi prenderò tutto off camera, perché tanto, guardate, mi sta davvero facendo incazzare. Orange asfalto proprio, mamma mia. Poi bisogna stare attenti anche a non mettere troppa potenza, perché le motorette saltano troppo in alto. Le motorette saltano... La motoretta salta troppo in alto e manca una cassa, ma chi lo sa. Allora, tanto è inutile aspettare un po', tanto anche se aspetto molto, alla fine c'è sempre qualche stronzo in mezzo ai piedi, quindi lasciamo stare. Facciamo un tempo, guarda. Le macchine sempre in mezzo a piedi, almeno gli UFO sono, diciamo, più gentili, non si mettono proprio come fanno le macchine davanti a sfregio. Quelli che guidano o a destra o guidano o in una corsia o nell'altra, e si alzano quando c'è un UFO di mezzo, quindi ti aiutano anche, cioè quando c'è un'auto della polizia di mezzo, quindi diciamo che ti aiutano anche a capire quando arriverà un'auto della polizia, sì, perché in area 51, come sapete, le auto della polizia viaggiano, proprio viaggiano, non è che si spostano semplicemente come fanno così. Quindi quando un velivolo che si alza, sai che sta per arrivare l'altro. Quindi è un segnale che ti può, diciamo, aiutare a capire il tutto. Questo livello però, ragazzi, mi fa proprio incavolare. Orange asfalto veramente è stato sempre, da sempre, il mio nemico mortale. L'unica volta che l'ho completato senza l'aiuto di mio fratello è stato, beh, qualche giorno fa. Per il resto non ce l'ho mai fatta. Che coglioni questo livello di merda. Seriamente. Allora, per prendere quella gemma, per prendere quella cassa, vabbè dai, allora, io mi sono tolto il burlone, proviamo con la gemma. Per prendere quella cassa bisogna prendere il tappetino turbo, dopodiché rilasciare subito il turbo in modo che si possa curvare e avere la velocità giusta, e poi sulla, superare il burlone e prendere la cassa. Però davvero un casino, ecco, ci siamo, no, non ci siamo ancora, no, sì, ci siamo. Dai, lascia... Perfetto, l'ha presa, non ci posso credere, ha preso sta cassa del cavolo. Vai. Perfetto, gemma di Orange Asfalto è nostra, vai. Un incubo che se ne va. Oh, eravamo secondi, cazzo, potevamo prendere ancora giusto un filino e potevamo prendere anche il cristallo, ma vabbè. Questo è proprio un incubo che se ne va. Il prossimo incubo è la reliquia d'oro Skycraz e della reliquia d'oro Hide Time. Allora, dato che siamo a 9 minuti, per giusto proviamo a fare un altro tentativo e poi ci rivediamo quando ho preso il cristallo. Nel prossimo episodio, ragazzi, caccia grossa a Flaming Passion, dove prenderemo gemma verde, gemma bianca e gemma e cristallo. Andiamo, raffreghiamoci nelle casse, bisogna solo correre veloci. Quando è Sonic? Dov'è Sonic quando serve? Non è che Sonic potrebbe darmi un passaggio, madonna. No, cazzo, questo tappetino turbo lo dovevo prendere. C'era anche la strada bella dritta, sai come le sorpassavo queste adesso? Niente, ma guardate! Ma proprio io veramente, senza parole! Proprio addirittura pur di farti andare fuori, madonna della madonna. Che odio queste.
non ci provare, sai? Comunque, secondo me questi livelli della motocicletta sono per forza un'anticipazione a Crash CTR. Ci sono i tappetini turbo qua che ricordano proprio i tappetini turbo in Crash CTR. Giusto, i giochi da fare potrei fare CNK, Crash Nitro Kart, solo che però quello mi dà davvero tanti problemi la battaglia con Velo. Hanno fatto un boss finale ai limiti dell'assurdo. Se non prendi la... è come un fantasma di ossidio, se non prendi la scorciatoia e ruota in spazio a tutti i tuoi giri sei fritto, quello rimane sempre davanti a te. Oh, mamma mia. Poi come se non bastasse, Dingo Dino mi ha detto che sono i nanetti a sparare i missili ogni volta che tu sei in prima posizione, ma io direi che è anche vero. Cazzarola, quel ciccione di merda ha sempre, ha delle risorse infinite. Come cazzo fa sempre a essere sempre davanti lì? Cosa? Bombe? Non lo so, un sacco di cose. I nanetti poi rilasciano anche le palle elettriche, quelle che ti fanno insomma sempre sbandare, sostituiscono le fiare in CTR. Vai ragazzi, Cristallo, sto episodio credevo fosse un mega fallimento, invece in questo episodio ragazzi abbiamo fatto un bel po' di cosette, ne sono fiero. Pensavo di dover, mamma mia, chiudere tutto e fare off camera, invece guardate, abbiamo preso tutto per bene, ne sono proprio contento. Vai. Le reliquie qui però come facciamo? Dobbiamo recuperarle prima di prendere il cristallo a Buglite, perché come prendiamo il cristallo a Buglite si apre subito quello di Cortex. Allora dunque, Orange Asphalt, Flaming Passione, eccoci qua, il livello 24. Quindi ragazzi, ciao a tutti e alla prossima con la caccia grossa a questo livello.